Dal Teatro Menotti di Milano diamo il nostro benvenuto su teatro.online a Paolo Rossi. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Ancora una volta i fuorilegge sono persone che vivono ai margini della strada e non hanno voce. Qual è invece il ruolo del re anarchico? Il re anarchico è colui che conosce le regole del caos. Il caos è un concetto matematico ed è quello che come si vive, stiamo vivendo adesso, ben differente dalla confusione che è solo rumore, basta. È il sogno la dimensione più importante di questo spettacolo? Beh, il sogno è sempre stata una, per me, via d'uscita e di salvezza creativa non da poco, perché ci sono delle persone che sono molto più creative quando si trovano nel disordine onirico e nel delirio ben organizzato di un sogno che non nella riproduzione di una realtà. Hai così la capacità di immaginare il passato e ricordarti il futuro, che è quello che ci vuole adesso per capire dove siamo, chi siamo, dove stiamo andando, perché stiamo fermi. C'è tanta improvvisazione che però richiede a monte anche una bella preparazione, perché lo spettacolo ogni sera è un po' diverso. In che modo? L'improvvisazione spesso viene spacciata per una dote estemporanea. Sicuramente è un talento che uno può avere o non avere, cui può essere portato o meno, però è una disciplina quasi militare, richiede training, allenamento, un virtuosismo soprattutto nell'ascolto, perché se non hai l'ascolto poi non sai dove sei e improvvisare diventa ancora più difficile. Come devi avere delle regole, quindi una scrittura drammaturgica, perché se non hai le regole che cosa rompi? Niente. La nostra è quasi jazzistica, nel senso che in realtà c'è un testo ben preciso e ogni sera c'è la possibilità di modificare qualche cosa che non ha a che fare solo col testo, eh? Può essere anche una tensione conflittuale fra gli attori o tra i personaggi o tra le persone che stanno sul palco, può essere captare l'umore del pubblico, può essere ascoltare cosa sta succedendo fuori dal teatro. È una disciplina molto nostra, nasce dalla commedia dell'arte ed è per questo che si parla di Molière, di Versailles, e nel sogno puoi viaggiare da Versailles al 2150, che ne so io. Passando per George Best. Passando per George Best, puoi fare di tutto e di più. In che modo le visioni del tempo presente si incrociano con la storia del conflitto tra il potere e i fuorilegge? Ma fuorilegge, il mondo, il teatro, la cultura popolare spesso è stata una specie di ponte, no? Tra i margini e la società cosiddetta per bene. E questo non solo per un folclorismo molto banale, secondo me, quanto perché uno viene a teatro magari e ha la possibilità, oltre che di ridere, di divertirsi, di passare una piacevole serata, di fare un piccolo trip, un piccolo viaggio dentro se stesso e capire che spesso i buoni lo sognano, i cattivi invece lo fanno. La differenza è tutta lì, come tra il sogno e la realtà, quindi non c'è nessuna differenza. Voi siete al Teatro Menotti fino al 31 dicembre. In che modo il re anarchico e fuorilegge di Versailles festeggeranno il Capodanno con l'ultima replica? Ah, me lo racconteranno il 1 gennaio quelli che saranno stati qui, cosa abbiamo combinato.
Paolo Rossi e la sua compagnia vi aspettano qui al Teatro Menotti fino al 31 dicembre. Grazie Paolo. Grazie a voi.